Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Apriremo questo programma con un brano barocco. Si tratta di una sinfonia per mandola, che era il mandolino antico, e basso continuo, in un arrangiamento per chitarra e mandolino. Il brano si compone di 4 tempi. Thank you.
Il secondo brano è uno dei tre notturni di Filippo Gragnani, un compositore vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800. C'è un po' una diatriba su questi tre notturni, perché alcuni li attribuiscono al mandolino, altri al violino, insomma ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ecco. E quindi notturno numero 2, nei tempi andante e rondò moderato. Si tratta di una serenata per rovene o ravano, anche qua ci sono diverse storie, diverse leggende. Però è originale per mandolino e chitarra, però non per il mandolino che siamo soliti conoscere noi, quindi quello napoletano, ma per mandolino genovese. Perché Paganini, prima di diventare il violinista che tutti conosciamo, iniziò non solo con la chitarra, forse qualcuno questo lo può aver scoperto, ma anche col mandolino. Un mandolino che era più piccolo di questo, accordato come la chitarra a corde doppie. Quindi di Nicola Paganini facciamo ascoltare questo brano originale, serenata per rovene.
Allora, presento ancora questo brano, è una trascrizione da una famosa melodia popolare del Carnevale di Venezia, e questa trascrizione è stata fatta da Carlo Mounier, che è un mandolinista, uno tra i più famosi nel mondo mandolinistico, appunto perché morto nel 1911, fiorentino, fu uno, insieme a Raffaele Calace, praticamente dei mandolinisti che compose di più per mandolino nelle diverse formazioni, quindi mandolino solo, mandolino e chitarra soprattutto, e mandolino e pianoforte. L'altro compositore al pari di Carlo Mounier fu Raffaele Calace, ma questo lo vedremo più avanti. Quindi Carnevale di Venezia di Carlo Mounier. Tema e variazione. Carlo Mounier, si tratta del bolero andaluso, originale questo proprio per il repertorio tradizionale di mandolino e chitarra.
Di cui suoneremo la sesta mazurka adesso, e altri autori, potrei citare Sartori, Sgallari, eccetera, fanno parte tutti del periodo d'oro del mandolino, che va più o meno da metà dell'Ottocento a metà del Novecento, anno più, anno meno. Raffaele Calace fu, insieme appunto a Carlo Monnier e ad altri, uno dei più famosi autori. Appunto per la mole, proprio la quantità di partiture scritte. Era un discreto mandolinista, un bravo mandolinista, scrisse anche un famoso metodo proprio per mandolino, per lo studio del mandolino e anche del liuto cantabile. Non fu soltanto un compositore, ma anche un liutaio. Ancora oggi a Napoli è presente la casa, diciamo la liuteria Raffaele Calace, ovviamente dei discendenti, e appunto fa ancora mandolini veramente pazzeschi. Quello che sono io in questo caso, un mandolino napoletano, ma diciamo la fattura tedesca, leggermente più piccolo, il suono è più delicato, diciamo più dolce, e generalmente i tedeschi lo suonano con un pletto di plastica particolarmente spesso, ecco, diciamo sempre napoletano ma di diversa fattura. Quindi di Raffaele Calace, la sesta mazurka, anche se in effetti non vi è traccia delle altre cinque. Chissà, sono state cestinate. È l'unica, sì, esatto.
Tra l'altro la Fere Calace scrisse tante cose veramente semplici anche proprio per gli studenti, e altre cose come il primo e secondo concerto per mandolino e pianoforte veramente di una difficoltà estrema, quindi abbiamo un po' così queste due facce. Serenata ungherese. Thank you.
dedicato alla nostra Liguria, un po' come il brano precedente, quello di Paganini, no? Vi fu un chitarrista, primi del Novecento più o meno, che suonava una chitarra molto particolare, detta chitarra arpa. Adesso vi spieghiamo un attimino come era questa chitarra arpa, e sto parlando di Pasquale Tarasso, magari qualcuno l'ha già sentito, ha detto Urrea mi sembra, qualcosa del genere. Era un chitarrista grande virtuoso, genovese, che suonava anche con il grande bandolinista Nino Cattania, e aveva questa particolare chitarra che aveva dei bordoni liberi, ma oltre alla corda più bassa della chitarra aveva questi bordoni non tastati e davano più profondità ancora alle cose che suonava, oltre ad avere molta più facilità nel trascrivere brani appartenenti ad altri strumenti. Quindi, per fare un omaggio appunto alla nostra regione, abbiamo pensato di trascrivere questo brano che si chiama L'Onda, perché comunque, cioè, diciamocelo, la Liguria è ovviamente una regione di mare, no? E tutti noi, bene o male, siamo un po' legati a questo mare, no? E quindi di Pasquale Tarasso facciamo ascoltare la nostra versione di L'Onda di Pasquale, appunto. Thank you.
passo un pochino più avanti nel tempo e siamo arrivati agli ultimi due brani del programma. Questo lo presento io, l'ultimo lo presenta lei perché è mio, quindi può presentarsi, non è il massimo. E abbiamo scelto di Astor Piazzolla un brano meno eseguito, dei più noti, un Ave Maria in un arrangiamento particolare per mandolino e chitarra. Thank you.
siamo arrivati alla fine. Intanto speriamo che questo pomeriggio, questa serata vi sia piaciuta, che abbiate passato una piacevole oretta, ecco, in compagnia dei tuoi strumenti. E avete ragione, faccio effetto scuola allora, dai. No, appunto, speriamo che abbiate passato una piacevole serata, e tutti insieme, ecco, per noi è stata sicuramente, e siete stato veramente un pubblico stupendo, vi ringraziamo. Come vorremmo ringraziare anche l'Associazione Rossini, nelle varie persone che ci hanno contattato e rinnovato anche la fiducia, e questo non è da poco, e quindi vorrei veramente, se mi consentite, un applauso all'Associazione Rossini, perché comunque veramente a livello culturale, anche per la musica e tutte le arti in generale, veramente fa un lavoro certosino e molto impegnativo, e quindi ecco, grazie per tutto questo. Quindi il prossimo brano, che è della Franci, è anche l'ultimo, sì, ma non l'ho capito, è un brano che è stato scritto, vero, tantissimi anni fa, vero? Tantissimi. Tantroppi. Quando ero giovane, nel lontano 2004, vero, originariamente una fantasia per chitarra sola. E ne ho 41, ero un po' più giovane, però la musica ci rende giovani, no? La musica ci tiene, vabbè, dai, su. In occasione, insomma, di questo nuova rinascita di questo sodalizio, amicizia che in realtà è iniziata nel lontano non so quando, aveva 14 anni e lei qualcosa di più, ma non più di tanto, e ho deciso di scrivere una parte anche per il mandolino, e quindi vi salutiamo e vi ringraziamo con questa fantasia per chitarra e mandolino. Scusa, ma la chitarra... Giusto. Il mandolino l'ho scritto dopo, quindi è per chitarra e mandolino, e della sottoscritta. E quindi vi ringraziamo per la vostra partecipazione, ringraziamo l'Associazione Rossini e vi salutiamo con questo brano. Dico ancora una cosina, che avesse piacere può, dato che ormai siamo tutti navigatori, no, in rete, che avesse piacere può cercarci su Instagram, su YouTube e anche su, ovviamente, su Facebook. Se volete taggarci in qualche foto, in qualche video che avete fatto, volentieri. Abbiamo sia le pagine personali che la pagina del duo. Quindi dai, cercateci e seguiteci. Thank you.
adesso faccio l'indovino. Sono sicura che starete pensando: sì, va bene, abbiamo capito che il repertorio di mandolino e chitarra spazia dal barocco fino anche addirittura, vabbè, compositori contemporanei che noi abbiamo portato qua, però diciamo. Beh, io. Sì, vabbè, contemporanea lei, però. Sì, però genere contemporaneo. Però so che mi state chiedendo, ma qualcosa di musica napoletana ce la fate sentire o no? È vero? Va bene, dai. Allora, vi accontentiamo e vi facciamo sentire, secondo me, una delle più belle musiche che ci sono per quanto riguarda la musica napoletana, il mio melodico, no? Così. E qualcuno sicuramente la conoscerà, si intitola Passione. Passione, sì.